E con la vittoria contro il Donuva, il Manfredonia va in doppia cifra per le vittorie consecutive in questo campionato di promozione pugliese. 10 vittorie su 10 gare disputate. Un ottimo bottino per gli uomini di mister Agnelli, che hanno superato al Miramare il Donuva con il risultato di 3-1. Una gara non facile per gli uomini di mister Agnelli, che si sono trovati di fronte a una compagine abbastanza ben assestata in difesa, ma con la qualità che ha in attacco il Manfredonia è riuscito a scardinare la difesa degli ospiti e hanno portato a casa questo risultato. Ma veniamo alla cronaca. 7° minuto, prima occasione per i biancocelesti, punizione, palla in aria dove giunge Mastro Pasqua, il suo tiro termina alto. Al 18° è il momento del vantaggio biancoceleste per il Manfredonia, angolo per il Manfredonia, palla sul secondo palo dove si fa trovare pronto Telera, che di testa deposita la palla in rete e porta in vantaggio i Sipontini. 22° raddoppio del Manfredonia, Mastro Pasqua fa filtrare un pallone per Capitan Trotta che scarta al limite del fuorigioco e si ritrova la palla di fronte al portiere ospite Sibio, piazzando la palla alla sua destra per il suo centro personale. 30° Trotta pennella un'ottima palla per Albizio, che si fa anticipare dalla difesa ospite. 40° del primo tempo, si fa male Benny Cicerelli, sostituito da Stoppiello. Un minuto prima del termine della prima frazione, da annotare un'altra ottima palla di Trotta per Albizio, che angola male e la palla termina fuori. Ad inizio ripresa è il solito capitano servito in piena aria da Basta, ma non sfrutta al meglio l'occasione. 3° minuto, è il Donuva ad accorciare le distanze con Pasculli, suo è il tiro che si infila alla destra di Murgillo. 1 minuto dopo si ripete Pasculli, ma il suo tiro termina fuori. 23° minuto, Murgillo, il portiere biancoceleste, si infortuna. Tunea ha un risentimento muscolare e viene sostituito da Ferrazzano. 28° ancora una ghiotta occasione da rete per il Manfredonia, dove Albrizio non si fa trovare pronto su cross di Basta. 29° è Stoppiello a dare la terza gioia ai Sipontini, suo è il gol del 3-1, ben servito da Trotta. Non succede più nulla e dopo 4 minuti di recupero termina la gara al Miramare. In classifica il Manfredonia Calcio guida sempre con 30 punti, appaiato con lo United Sly che ha battuto il nuovo Spinazzola per 9-2. Domenica prossima il Manfredonia Calcio sarà di scena contro il Norba Conversano, mentre l'altra capolista, lo Sly, andrà a Capurso.